Buongiorno a tutti voi cari amici e ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio esserilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia. Questa mattina parliamo di amore e gratitudine, quindi riprendiamo a rimettere il focus. Ovviamente adesso ci sono anche gli ultimi eventi di beneficenza per gli animali, che saranno appunto il 6 maggio sia in provincia di Treviso con una apericena, trovate sul sito sotto Rete Nazionale Eventi per il benessere degli animali e poi la giornata di abbracci a Ischia per la raccolta fondi e poi adozioni e raccolta alimentare, eccetera. Quindi, insomma, questo è un attimo quello che c'è ancora in programma, diciamo così, come vi ho già accennato ieri, abbiamo fatto partire anche una raccolta online e trovate sulla pagina fissata in alto sia di Essere il Cambiamento sia di Rete Solidale Nazionale, trovate appunto il link per poter accedere. Quindi se volete potete fare una piccola donazione, un piccolo bonifico sempre sul conto di Essere il Cambiamento oppure direttamente appunto tramite questa colletta che stiamo facendo, quindi dove ci sono le varie possibilità. Ho visto di pagare anche con carta di credito, PostePay, eccetera. Non ho ancora provato, quando appunto farò anche la mia, insomma, vedrò insomma come funziona, perché è il primo anno che lo utilizziamo, cioè che utilizziamo questo sistema e poi è il primo anno che facciamo raccolta fondi pubblica. Quindi se non avete partecipato ad alcuni eventi, diciamo per la rete, o comunque non avete avuto la possibilità, c'è anche questa possibilità, se vorrete, di dare un contributo economico in tal senso. Poi, come già spiegato in altre occasioni, verrà suddiviso in parti uguali tra le sei realtà corrispondenti. Quindi sono sei diverse in tutta Italia, gestite prevalentemente da ragazze, quindi da donne che si applicano in tal senso. Ok, quindi insomma questo era quello che volevo dirvi. Adesso continuiamo appunto con il nostro lavoro di amore e gratitudine, che appunto di fatto è importante anche per questo, cioè nel momento in cui noi costruiamo abbondanza, benessere, gioia, armonia, prosperità, eccetera, nella nostra vita, è perché siamo allineati comunque ad alte vibrazioni. Certo, uno si può, come dire, anche arricchire sfruttando, diciamo, altri, le risorse del pianeta, eccetera, ma questo è un altro discorso, perché comunque è sempre prendere da qualcun altro. Abbondanza nel senso che condividendo ciò che si ha e quindi anche accontentandosi di poco, ma nel senso che non cerchi altro, cerchi proprio la semplicità, cerchi una vita piena, cioè una vita piena che sia fondata appunto su questo contatto con la natura, e quindi da lì crei l'abbondanza, perché c'è una anche gestione più oculata, più attenta delle risorse e di tutto quello che comunque fa parte, entra nella nostra vita, che sia un dono, che sia appunto qualcosa che noi coltiviamo direttamente. Per esempio, se noi avessimo un giardino, un cortile, e ci coltivassimo da soli tutto questo. Quindi stare nell'alta vibrazione vuol dire anche iniziare a mettere i semini per un mondo migliore, per un mondo più consapevole di condivisione con altre anime affini. E questo è un bel passo, ecco, da approcciare. Quindi sono proprio felice di poter riprendere con voi questa meditazione, perché appunto ha portato tante, tante cose positive anche nella mia vita. Quindi è tutto un insieme. C'è il lavoro interiore che ciascuno fa per trasformare le sue parti. E c'è anche un
movimento, diciamo, energetico che nasce proprio dalla condivisione, dal fatto di essere uniti e dal senso di appartenenza, quindi alla famiglia umana. È chiaro che il percorso non è detto che uno debba appunto procedere a farlo con tutti, si farà con le persone che si sentono appunto più in risonanza, cercando di apprendere anche le lezioni, insomma, dalla polarità, diciamo, opposta, perché come voi sapete il mondo è pieno di polarità e comunque gli aspetti duali esistono, quindi come mi rapporto rispetto a tutto questo? Cioè, cerco comunque un contatto, una sinergia con coloro che sento in risonanza, mentre invece cercherò appunto di trasformare da dentro ciò che io vivo anche rispetto a una polarità opposta, che mi insegna comunque qualcosa, quindi mi porta comunque a una crescita. Piano piano sceglierò se aprire determinate esperienze oppure se non viverle, perché non è detto che debba vivere comunque determinate esperienze, tanto so più o meno come va a finire, perché magari le ho vissute prima. Quindi l'esperienza precedente in tal senso mi aiuta anche a fare una selezione e non ripetere sempre, insomma, le stesse esperienze. Ok, comunque adesso facciamo la meditazione, quindi inspiriamo, quando inspiriamo percepiamo l'amore appunto che ci avvolge, quindi non è l'amore che deriva da una persona fisica, quindi in particolare, o persone in particolare, ma sono delle vibrazioni, un sentimento che vado a percepire rispetto a tutto ciò che mi circonda. Quindi, per esempio, i raggi solari, l'abbiamo detto tante volte, percepisco questo calore, anche questo è amore, anche questo è luce. Quindi essere grati rispetto a questo amore per il semplice fatto di esserci, per il semplice fatto di esistere. Quindi ritornare a noi stessi e non connettere il nostro stato interiore, rispetto appunto a quello che mi succede. Quindi, perché il mondo intorno a noi esprime già questa bellezza, questo amore. Sta a noi cogliere tutto questo intorno a noi, essere di conseguenza grati, quindi quando nell'ispirazione gratitudine, per essere grati per il semplice fatto di esistere, per ricevere questi raggi solari, perché magari sono circondata da piante, quindi dalla natura, e quindi percepisco anche questo e ringrazio per questo, insomma. Ci sono tutta una serie di motivi, oppure se adesso si sentiva un pochettino in lontananza il canto di un uccellino, quindi questo cinguettare, anche questo è una forma di amore, perché comunque svegliarsi la mattina con questi canti è una fortuna incredibile. Quindi insomma ciascuno di noi poi lo applica. Allora, adesso partiamo, così ci focalizziamo. Se volete potete anche approfondire qualche aspetto in particolare, vi lasciate comunque andare, facciamo questa meditazione comunque molto leggera e poi ci riascoltiamo dopo. Siamo dunque pronti per partire, 3, 2, 1, via!
Piano piano torniamo nel momento presente e quando siamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questa potente meditazione, respirazione di amore e gratitudine, quindi respiro amore, emano gratitudine. E quindi questo è il Tao perfetto, come dicevamo, per tornare parte del flusso di esistenza. Quindi per tornare centrati, per tornare anche presenti nel momento. Quindi attraverso il respiro mi ricentro, insomma. E soprattutto mi riallineo a quella che è l'essenza della vita stessa. Questo è quello che andiamo a fare. Bastano pochi minuti al giorno. E di tanto in tanto magari mi ricordo di farlo anche durante la giornata. Quindi sempre approcciandomi così, cioè con una respirazione che mi aiuta ad accogliere quello che c'è e poi ad emanare, insomma, il ringraziamento per quello che ricevo. Com'è andata? Vi siete trovati bene? Ormai la stiamo praticando da qualche tempo. Quindi piano piano si sta rafforzando e consolidando, ci vorrà ancora un bel po', insomma quando introduciamo qualche nuovo esercizio ci vuole un po' di tempo affinché possa sedimentare e quindi insomma ci vorrà ancora un po', però comunque chi la sta praticando già si sarà accorto insomma dei cambiamenti, delle variazioni. Sì, è proprio una bella giornata, eppure stamattina pare molto nuvolosa, però chissà, oggi sarà anche una giornata di meditazione in movimento, quindi perché sarò molto, molto in giro e quindi insomma anche lì si può fare, si può praticare, assolutamente è sempre tutto possibile. Vi dicevo quindi che a parte quindi la pratica insomma di questi esercizi che facciamo, lunedì e martedì faremo una puntata, cioè sarebbero due puntate di lavoro pratico, quindi la sera, e parleremo insomma della coppia in particolare, quindi questo lunedì. E poi martedì della focalizzazione del pensiero, quindi come focalizzare il proprio pensiero per comunque lavorare sulla propria capacità di manifestare anche nella realtà fisica ciò che noi desideriamo nel nostro cuore. Quindi questo lavoro lo faremo appunto lunedì e martedì. Lunedì parleremo quindi della coppia, anche del ruolo della donna in tal senso, e quindi vedremo un attimo insomma questo di approcciarci a questo tema. E invece martedì con la focalizzazione del pensiero, quindi ce n'è per tutti. Se volete proporre anche un nuovo tema potrete farlo, e poi nelle prossime settimane insomma vedremo quando farlo. E vi mandiamo questo fine settimana la newsletter diciamo con i vari appuntamenti. Comunque se volete iscrivervi alla newsletter trovate sul sito, vi potrete iscrivere e quindi insomma ricevere anche gli aggiornamenti, le news e le nuove puntate di lavoro interiore. Che dire, è stata una bellissima mattina, una bellissima mezz'ora trascorsa assieme. Se vi ricordate, insomma, praticate anche durante la giornata, aiuta tantissimo, quindi iniziare comunque a partire dall'alta vibrazione. Se inizio la giornata, insomma, un po' come viene, ovviamente andrà un po' come viene, invece, se comunque mi sforzo di stare ad un certo livello vibratorio, poi attirerò anche situazioni coerenti con quel tipo di vibrazione. Vi saluto e vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me questa mattina. Ci riascoltiamo quindi lunedì dalle 7 alle 7:30 e poi ovviamente la sera faremo le 21, quindi
21, dalle 21 alle 23 per esempio, più o meno, 2 orette di chiacchierate, di scambi che avremo. Vi mando un fortissimo abbraccio, un saluto a tutti, sempre dalla nostra web radio di Essere il Cambiamento. Ciao, un saluto a tutti quanti. Thank you.